Vincenzo Murgolo. Campionato di Serie C, girone C, 12ª giornata. In campo Fidelis Andria e Lecce. Scaringella riesce a girarsi, zona tiro per lui, prova a calciare, pallone che termina di un soffio al lato. De Vena per la Fidelis Andria, attenzione a Mancosu, si invola verso la porta, Mancosu entra in area, Mancosu, inclusione defilata, Mauro Antonio, ancora Mancosu, la rimette in mezzo e allontana in qualche modo la difesa della Fidelis Andria. Arriva Lepore, zona tiro per lui, si libera Lepore, apre nella zona di Armellino, ancora Armellino, si accentra la conclusione, blocca Mauro Antonio. Sul settore di sinistra la Fidelis Andria, attenzione però Esposito, va al cross dentro per Lattanzio, prova a girarsi Lattanzio, pallone che termina alto. Pallone per Esposito, zona tiro per lui, calcia verso la porta Esposito, pallone che termina. Pallone di Lattanzio che calcia dalla lunghissima distanza, vola Perucchi. Secondo tempo del derby, arriva lo spiovente in area, il pallone colpito da Rada, blocca Perucchini. Curcio, pallone per Scaringella, ancora Matera, dentro per Lattanzio che prova ad agganciare, al sesto minuto nel corso del secondo tempo, con il primo gol stagionale di Riccardo Lattanzio, cambio imparziale allo stadio degli Ulivi, Fidelis Andria 1, Lecce 0. Andarivic si fa vedere dalla porta opposta a Curcio, Andarivic ne ha due addosso, zona tiro per lui, prova a calciare Nadarevic, e il pallone che termina di un soffio al... per Lepore, zona tiro per lui, ora Lepore si accentra, calcia a giro Lepore, pallone che sorvola di un soffio, la traversa. Esposito sulla corsa per Nadarevic, pallone sul secondo palo per Lattanzio che non inquadra di un soffio la porta. Lo insegue Bottalico, ancora Lepore, pallone dentro per l'intervento sotto misura clamoroso da parte di, se non andiamo errati, Mancosu. Arriva il cross dentro, prova a staccare di piazza, arriva poi il colpo di testa di Arrigoni, apre a destra nella zona di Lepore, può attaccare ancora il Lecce, il cross di Lepore, il colpo di testa, la palla in rete, il pareggio nel Lecce, esattamente al minuto numero 47 nel corso del secondo tempo. Fisca tre volte il signor Camplone, fine dei giochi allo stadio degli Ulivi, un derby bellissimo.